Grazie. Sì, in effetti parlare di iscrizione all'elenco gestito dal futuro organismo è un po' presto ancora perché, come sappiamo, non è neanche stato costituito l'organismo, abbiamo dei tempi di attuazione ben scanditi dalla norma e dunque ci rinvieremo questo approfondimento a un successivo incontro, comunque a successivi contatti che noi speriamo di continuare a poter avere con voi. Io ci terrei prima di tutto a dare una definizione che è un po' la testa di questa prima diapositiva, ovvero sia come comunque i cosiddetti nuovi confidi saranno a tutti gli effetti degli intermediari finanziari vigilati. E qui prendo spunto da quello che è stato detto durante tutta questa mattina, ovvero sia capisco l'attuale differenziazione tra cosiddetti intermediari vigilati e non, perché noi siamo ancora, come dire, strutturalmente attaccati, seppur in transizione della norma, al concetto dell'albo di cui al 106 e al 107, sapendo che nell'un caso c'è una sorta di censimento, nell'altro c'è una vera e propria iscrizione e vigilanza conseguente, laddove dobbiamo invece renderci conto che nel futuro, ed è questo forse l'argomento più importante e più pregnante della rivoluzione legislativa che è tuttora in corso, ci sarà una vigilanza diretta su entrambe le tipologie di questi di intermediari. Sappiamo perfettamente che nell'un caso ci sarà una vigilanza diretta, nell'altra indiretta tramite un organismo appositamente costituito, di fatto i confidi del prossimo futuro saranno vigilati a tutti gli effetti. A questo proposito è chiaro che ci aspettiamo nelle regole Manande che ci sia una vera gestione di un criterio di proporzionalità graduale nei confronti delle regole da applicare ai futuri cosiddetti, ma solo cosiddetti, confidi minori, perché comunque, anche solo con riguardo alla soglia di accesso, ci aspettiamo che ci sia appunto una gradualità, una gradazione nelle regole a questi stessi soggetti applicabili. Però prendendo spunto da quello che ci dice la stessa autorità nel provvedimento di consultazione, che è vero in consultazione, non sapremo fino alla metà di marzo quali saranno i contenuti definitivi, perché poi dagli esiti della consultazione auspichiamo che venga emanato al più presto il provvedimento definitivo, sappiamo già che quei contenuti saranno grosso modo i contenuti definitivi e saranno le nostre regole a regime. Prendendo spunto quindi da quello che ci dicono in premessa le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, sappiamo che, ma ce lo ricordava il dottor Albamonte questa mattina, si è voluto perseguire un maggiore allineamento con la normativa bancaria, quindi è un quadro regolamentare maggiormente omogeneo e delle facilitazioni e graduazioni della normativa in applicazione del principio di proporzionalità. Ora io avrei di che discorrere sull'interpretazione del principio di proporzionalità, vi lascio solo uno spunto ed è quello relativo alla soglia di attivo prevista, tale per cui con i 100 milioni a destra e a sinistra di questa soglia si è definiti intermediari con una complessità operativa minore o maggiore e quindi con la possibilità di dotarsi di una struttura organizzativa, soprattutto in tema di sistema dei controlli, che a nostro modesto parere è forse la chiave di volta di tutta l'organizzazione del futuro intermediario, a seconda dell'appartenenza o meno o della vicinanza in aumento o in diminuzione di questa soglia, si è definiti più o meno maggiormente complessi in relazione alla propria operatività. Non sono totalmente d'accordo, mi auspicherei da parte dell'autorità di vigilanza una possibilità di interpretazione nell'ambito della presentazione delle future istanze, perché non è detto che se io confidi potenzialmente e futuro vigilato sotto il futuro albo il 106 vanto un attivo di 101 milioni, non è detto che io abbia una predità così complessa da impormi la presenza di quattro figure riferibili al sistema dei controlli, perché non ci dimentichiamo che oltre a quelle cardine noi dobbiamo aggiungere quella dell'antiriciclaggio. E qui do un altro spunto, sappiamo che esistono già delle regole che riferiscono alla materia antiriciclaggio, quel provvedimento emanato dalla stessa autorità mi dà una possibilità che è quella di rendere compatibile nella stessa persona, nella stessa risorsa, tanto l'espletamento della funzione di compliance, di controllo di conformità che dir si voglia, quanto quella di antiriciclaggio. Quindi magari un chiarimento a questo proposito per sapere se anche nell'ambito di questo provvedimento è da considerare questo allineamento di responsabilità sarebbe auspicabile. Si è parlato di tecnica del rinvio, questo secondo me è un argomento fondamentale, ovvero sia voi vi interessate di conoscere i contenuti del provvedimento e vi leggete il capitolo sui confidi e avete una serie di rinvii
con o meno delle aggiunte rispetto alle regole che trovate al principio di quel provvedimento e che riferiscono agli intermediari finanziari. Questo vuol dire che in sostanza il futuro avrà una regolamentazione trasversale. Non a caso noi parliamo di una vigilanza trasversale di natura parabancaria, perché l'avete visto, lo sapete, vi è stato ridetto questa mattina, ve lo confermo io, ma non ce ne sarebbe sicuramente bisogno. C'è un rinvio molto preciso a tutte le disposizioni attualmente in vigore per le banche e quindi anche alla famosa disposizione sulla vigilanza cosiddetta prudenziale. Questo vuol dire che le regole che voi oggi sapete essere adattabili alle banche di maggiore o minore complessità, come ci ricordava il dottor Albamonte questa mattina, saranno in qualche maniera applicabili anche a voi Confidi nella futura legislazione applicabile. Ora è pur vero che qui si tratta dei Confidi cosiddetti maggiori, non so qui in sala quanti attuali 107 o 106 ci saranno, però nell'ambito del fatto che la vigilanza esisterà, diretta o indiretta che sia, e che sarà applicabile un principio di proporzionalità, noi tutti ce lo auguriamo, ma non sappiamo quale sarà il criterio, se non quello dei 100 milioni di cui ho detto prima, proporzionalmente o meno, comunque ci sarà una vigilanza, bisognerà adattarsi a questa vigilanza, l'organizzazione sarà da rivoluzionare e credo che chi, come i relatori che mi hanno preceduto, hanno portato le loro esperienze, hanno già preso conto in tempo di questa necessità, tutto questo potrebbe essere uno spunto anche per chi si sta organizzando, perché le regole è vero che ci danno la possibilità di adattarci in un periodo transitorio, ma il periodo transitorio è lì da venire. Non tralascerei quel virgolettato, quello per cui il sottostante alla scelta dell'autorità di vigilanza e ha l'obiettivo di rendere più efficace l'assetto dei controlli per i soggetti che svolgono attività riservate. Il 106 attuale, che diventerà il 112, che sarà vigilato da un organismo che a sua volta avrà sopra di sé la Banca d'Italia, sarà, vi assicuro, a tutti gli effetti un intermediario vigilato. Abbiamo pensato di darvi un paio di spunti pratici rispetto, diciamo, alla futura attività da svolgere, perché comunque bisognerà iscriversi a un albo o a un elenco che sia. Parliamo oggi di albo, ripeto, perché questi sono i provvedimenti che noi oggi abbiamo a disposizione e mediante la tecnica del rinvio dobbiamo adattarci a questi, aspettando che ci sia la costituzione dell'organismo e che ci sia detto qualche cosa anche in relazione agli intermediari cosiddetti minori nel prossimo futuro. Parliamo quindi di un paio di documenti base. Chi tra voi ha già sperimentato l'iscrizione all'albo di cui all'ex o vigente in transizione articolo 107 sanno già di in che cosa consistono. Sarà indispensabile presentare all'interno della corposa istanza da sottoporre all'autorità di vigilanza, che, attenzione, avrà facoltà di accettare o meno la richiesta di iscrizione, perché questo dice la norma, bisognerà redigere un corposo piano di attività e un'altrettanta attenta e circostanziata relazione sulla struttura organizzativa, che non sono dei documenti così banali, perché ci sono delle richieste molto precise all'interno del documento, se voi avete avuto l'opportunità di leggere, e sono delle richieste strettamente riconducibili all'assetto organizzativo e strutturale dell'azienda, appunto. Il programma di attività, che presuppone l'estensione su un triennio, e attenzione che la preesistenza della società non ha appunto valore di esimente, ovvero sia bisognerà presentare un'istanza di riscrizione, perché l'albo è l'albo di cui al nuovo articolo 106 e le regole saranno leggermente differenti. L'illustrazione approfondita delle scelte sottostanti il business significa tutta una serie di rivoli di approfondimenti che afferiscono all'organizzazione, quindi ancor prima di redigere il programma di attività bisogna essere in grado di aver già espletato un processo di assessment e check organizzativo e di essere pronti a presentare un'organizzazione che regge l'impatto della valutazione dell'autorità di vigilanza, perché questo è l'obiettivo da raggiungere. Quindi, al di là dell'illustrazione dei servizi che si vogliono prestare, nell'ambito dei Confidi abbiamo detto dobbiamo parlare di attività prevalente, poi per tutti quelli residuali, connessi, strumentali o accessori che dir si voglia, lascio ad altri operatori più strettamente vicini alle attività pratiche magari di illustrarvi le possibilità commerciali che si potrebbero dipanare. Noi abbiamo delle idee, possiamo discuterne in altre sedi, queste non mi sembrano le più opportune. Ad ogni modo, una marcata rappresentazione delle aree di riferimento, dei mercati di riferimento con le strategie territoriali, delle diverse modalità di penetrazione e di mantenimento. Non ci dimentichiamo, e ve ne faremo un cenno fra qualche diapositiva, sempre a livello di spunto, che c'è l'applicazione, la necessaria applicazione nell'ambito del concetto di pilastri, il primo e il secondo pilastro, ovvero sia noi qui parliamo di redazione
del patrimonio di vigilanza, cioè della valutazione dell'adeguatezza del capitale interno. Non so se forse alcuni di voi, già essendo iscritti all'albo del 107, hanno sperimentato questa pratica. Tutti quelli che ci scriveranno saranno obbligati. Comunque la valutazione del patrimonio, essendo riconducibile direttamente alla legislazione di natura bancaria, sarà applicabile anche a futuri intermediari. L'ICAP bisognerà redigerlo, bisognerà fare un processo a questo proposito, bisognerà istituire dei presidi. L'istituzione del presidio mi sembra un concetto base da dovervi trasmettere, ovvero sia deve essere presidiato ogni singolo rischio all'interno dell'intermediario, e la individuazione, rappresentazione con l'individuazione per il mantenimento del rischio medesimo deve essere oggetto di apposito approfondimento ed evidenziazione a mo' di chiarimento all'interno del programma e della relazione sulla struttura organizzativa. Il programma di attività somiglia più a piano di business, no? Se vogliamo rifarci a un concetto di natura industriale, e quindi fare in modo, per convincere l'autorità che ci deve dare appunto, concedere l'autorizzazione, ci deve iscrivere a questo albo vigilato, dobbiamo convincere l'autorità del buon esito dei nostri conteggi affinché si possa rimanere e mantenere la posizione sul mercato. Giustamente si è fatto accenno al problema della redditività, che sempre storicamente, soprattutto negli ultimi periodi, essere stato un problema abbastanza evidente per il mondo dei confidi. Ecco, sulla redditività dei confidi, permettetemi di dare un ulteriore spunto rispetto ad alcune categorie di costo cui i confidi devono sottostare e che comunque sono note a tutti, perché sono ormai un paio d'anni circa da quando abbiamo a che fare con queste nuove regole, emanando o emanate, e sappiamo tutti che cosa vuol dire e quanto costa ad ognuno degli intermediari presenti qui in sala la cosiddetta categoria degli oneri di vigilanza, laddove si intenda la struttura organizzativa in termini di presidi dei rischi e quindi la complessità del sistema dei controlli, siano essi riferibili alle risorse da attendere ai controlli medesimi o ai sistemi informativi, contabili e gestionali di cui dotarsi. Sono degli oneri molto pesanti. Io a questo proposito davvero sarebbe interessante, sarebbe bello che da parte dell'autorità di vigilanza all'emanazione dei provvedimenti su base definitiva ci fosse un approfondimento vero ed esplicitante rispetto alla reale interpretazione di questo regime di proporzionalità, di questo principio che è legislativamente previsto, ma che spesso e volentieri, anche nella realtà pratica dei rapporti che noi abbiamo con intermediari, vi assicuro, di natura puramente trasversale, quindi non parliamo solamente del mondo dei confidi, ma degli intermediari vigilati in genere, questo principio spesso è di difficile interpretazione, e non credo che riferirlo solo ed unicamente ad una soglia quantitativa possa aiutare l'intermediario nella definizione della propria struttura organizzativa futura e quindi della sua propria sopravvivenza. Mi pare un po' limitante dire che si può ricoprire con una sola persona tutta la categoria dei controlli solamente se si ha una determinata soglia di attivo. Mi pare che non faccia il pari con l'esperienza pratica. Ci vorrebbe forse qualcos'altro, ci vorrebbe forse una spinta maggiore che non spaventasse del tutto, come sta facendo, perché voi lo sapete che ci sono molti intermediari che ancora non sanno come gestire il loro proprio futuro perché non rientrano nella soglia, non possono strutturarsi. E poi diciamocelo chiaramente, la media di addetti nelle entità medio-piccole e forse di 3 o 4 persone, e se dobbiamo individuare tutte le categorie riferibili al sistema dei controlli così come ci è proposto correttamente dal loro punto di vista, perché questo è il mestiere che devono fare, vigilare, ma se noi dobbiamo attenerci precipuamente a quello che è imposto dalla normativa, significa che tutti questi piccoli intermediari non trovano spazio se non quello di adibire tutte le risorse che hanno esclusivamente al sistema dei controlli, laddove evidentemente forse c'è una necessità maggiore che non sia soltanto quella, mi viene da dire, solo dell'ambito commerciale. Quindi, in una parola, il sistema dei controlli interni, per quanto riguarda l'applicabilità al confidi, vi è un rinvio secco, senza nessun commento, a titolo terzo delle disposizioni, quindi il non aggiornamento della circolare 216 viene totalmente sostituito, così come tutta quella circolare, e questo nuovo titolo terzo, in termini di organizzazione amministrativa e controlli interni, viene tout court riportato a rispetto a carico dei confidi. Quindi
l'obbligo di descrizione di funzioni di controllo, la separazione, la necessità di piani di verifica e di intervento separati, l'obbligo di invio e di redazione delle dei regolamenti. Attenzione, questi sono dei suggerimenti pratici, ci si riscrive all'albo, bisogna dire come si andrà a regolamentare la propria attività. Parliamo di regolamenti, vogliamo parlare di procedure, di manuali delle procedure, ognuno ha la sua caratterizzazione e la sua propria tipologia sintattica. Qua si parla di un concetto molto forte, molto caro all'autorità, che è quello della tracciabilità, sia degli atti a venire sia degli atti effettuati, quindi deve essere tutto tracciabile e riconducibile, perché è solo così che l'autorità di vigilanza potrà porre in essere in maniera efficace il proprio ruolo di vigilanza a distanza, cosiddetta cartolare, o sul campo mediante le verifiche mirate. Dunque le procedure o i regolamenti che dir si voglia dovranno ancor prima, e cioè in sede di istanza, raccontare all'autorità che andrà a valutarli se e come l'organizzazione è prevista e dunque se potrà essere reputata ottimizzata ed efficiente secondo le richieste dei provvedimenti. Dunque, in una parola, e non ho voglia di aggiungere un granché di altro, anche perché tolgo tempo agli altri relatori, siamo andati comunque abbastanza là nel tempo. Il nostro intento era quello di rappresentarvi la necessità, una necessità pratica. C'è bisogno di scrivere le istanze, di portarle a termine con contenuti di efficienza, perché si rischia di vedersi o un diniego o un allungamento dei termini per passare nella cosiddetta fase app, diciamo, quindi dell'intermediario vigilato a tutti gli effetti, e dunque c'è bisogno di costruire un'organizzazione, perché permettetemi anche una battuta, ovvero sia, è vero che è un'attività abbastanza complessa e difficile quella di entrare in un albo vigilato, è anche vero che per molti di voi è un'esperienza già portata a termine, quindi dovrà semplicemente essere raffinata per avere una conferma dell'iscrizione, seppur in un altro albo, però statene certi, in alcuni casi il difficile non è quello di entrare in un perimetro di vigilanza, quanto quello di mantenere il ruolo, perché comunque le fasi successive richiederanno degli sforzi organizzativi e di interventi strutturali e di investimento sempre maggiori. Bisogna iniziare fin da subito a capire che è passato il tempo dell'organizzazione approssimativa, oggi se non si hanno le spalle grandi per rimanere nel perimetro e per continuare ad essere in concorrenza organizzativa e amministrativa con il resto del mercato, l'autorità ha tutti gli elementi per espellere dal mercato coloro che non saranno in grado di, e dunque per tagliare il mercato medesimo. Noi pensiamo di potervi dare una mano nella costruzione della futura struttura dell'intermediario a venire. Grazie.